Amici di Città di Ariano, questa sera cominciamo con stile, qui da Ariano Irpino e musica con i classici da crooner. Benvenuti alla Notte Bianca. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. Continuiamo questa notte bianca, ma che fate voi? Buonasera! Voi siete le dee della fortuna? Sì, ci proviamo, ma non stiamo portando molta fortuna. Non ma cos'è questo? È una lotteria. Io se pesco cosa accade? Potresti vincere una camicia o un paio di scarpe, se sei fortunato. Avete capito ragazzi, notte bianca con queste bellezze è solo l'inizio! If I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York. Buonasera, allora, la notte bianca, come sta andando? Allora, sta andando benissimo, guarda, ci eravamo spaventati dal punto di vista che oggi ho fatto quel temporale, ho detto cavolo, proprio stasera la notte bianca ce la rovina, invece poi Ariano ha risposto. Ariano ha risposto benissimo, veramente una serata spettacolare, il tempo si è ripreso, quindi ci sta anche un po' di umidità che non dà fastidio stasera. Aiuta tanto. Buona passeggiata. Grazie. Là. Chiaramente la notte bianca qui ad Ariano Irpino non può mancare l'intrattenimento per i bambini. Allora come va ragazzi? Tutto bene? Tutto bene, sì. I bambini si divertono? Quanti palloncini avete gonfiato? Tanti, una miriade. Buon lavoro! E non poteva mancare la banda qui alla notte bianca ad Ariano Irpino! Che spettacolo!
signori, fra Taralluccio e Vino si parla di cultura, prima rassegna della poesia dialettale e racconti. Abbiamo uno degli artefici principali che è Mario Roviello, che ci citerà un brano, un passaggio. A te, Mario. Allora, quando la notte la neve si posa in coppa l'utitto, se face l'uiazzo e la si ferma, ci stai chi, citto citto, pensa e scrive prima di si addorme. Questa è una delle metafore più belle probabilmente di quello che si vuole dire ad Ariano Irpino e non solo, però noi non ci fermiamo qui, magari Mario ce ne legge un altro passo piccolino di questa qua, magari a seguire. E cacciando la mano da sotto le coperte, inghiova lo pensiero con le parole, mentre fuori la voria ioscia forte, prima che andà la scuria se ne abbola. Ragazzi, è fantastico. Ad Ariano non manca niente, anche le arcane poesie e racconti, grazie ad amici come Mario Roviello e tanti altri che questa sera sono qui. Allora, chiaramente la prima rassegna della poesia dialettale e racconti non poteva mancare uno degli artefici principali come l'amico Mario Roviello. Parliamo di Luigi Pietrolà. Allora, Luigi, in sintesi cos'è? In sintesi, questa rassegna è nata dalla necessità di raccogliere quelle che sono le esperienze di varie persone che sono nate così spontaneamente sul web, quando mi sono reso conto che molte persone, molti giovani anche, si stanno riavvicinando al dialetto. E siccome questo rappresenta un tentativo di recuperare quelle che sono la nostra cultura, quindi le nostre caratteristiche dialettali, linguistiche, allora abbiamo pensato di raccogliere tutte queste persone e fare una rassegna. E devo dire che sono rimasto molto soddisfatto perché la gente è venuta in massa a seguirci nonostante il caldo. E 8 poeti novelli si sono esibiti con loro scritti e alla fine è stata una bellissima manifestazione. Sono convinto che possiamo fare di più e possiamo divulgare quello che è il dialetto, perché il dialetto antropologicamente parlando ha una valenza molto importante. E insomma, poi tra l'altro chi ben comincia, caro Luigi. Senti, adesso io ti piglio così d'amblè, tu hai scritto anche belle cose sul dialetto e quant'altro, ma una frase emblematica del dialetto vero arianese, ti prendo in castagna adesso. Mi hai preso in castagna, una frase emblematica, ma bisognerebbe vedere il contesto. Un detto, un qualcosa. Un detto, ma l'argomento, scusa Antonio. Lo so, adesso l'abbiamo detto così. Parliamo del tempo, del maltempo, bel tempo, che ne so, di Ariano che va, di Ariano che va. Vabbè, allora parlando del tempo possiamo dire, ci troviamo ad agosto, che Augusto è capo di Virno, perché noi partiamo dal fatto che abbiamo un clima purtroppo un po' particolare. Quindi si parte da a San Librator la vannata è sciuta fuori, se vuoi essere chiuso sicuro quando torno nel Mediatur, Augusto capo di Virno. Cioè praticamente l'estate qua la vediamo e non la vediamo. Questo e tanto altro ancora, poesie dialettali e racconti, anche grazie all'amico Luigi Pietrolà, grazie di cuore. Grazie Antonio, grazie a voi, ciao. Ebbene sì amici, questa serata insieme Notte Bianca e quant'altro non poteva finire che così, presso il Te Gusta con questa splendida porzione di marchigiana. Da Big Wave, città di Ariano è proprio tutto, ciao.